In questo capitolo, intitolato Il mistero del sesso, trasmutazione, Hill sostiene che l'energia sessuale è una delle forze più potenti a disposizione dell'essere umano e che, se correttamente incanalata e trasmutata, può portare a grandi risultati creativi e professionali. La trasmutazione sessuale viene definita come il processo di trasformazione dei pensieri di espressione fisica in pensieri di altra natura. L'autore sottolinea che il desiderio sessuale è il più potente tra i desideri umani e che quando guidato da questo desiderio l'uomo sviluppa una maggiore acutezza di immaginazione, coraggio, forza di volontà, persistenza e abilità creativa. Il capitolo identifica tre potenzialità costruttive dell'emozione sessuale: la perpetuazione dell'umanità, il mantenimento della salute e la trasformazione della mediocrità in genio attraverso la trasmutazione. L'autore sostiene che l'energia sessuale, quando imbrigliata e reindirizzata, può essere utilizzata come una potente forza creativa in letteratura, arte o in qualsiasi altra professione, inclusa l'accumulazione di ricchezze. Vengono presentati 10 stimoli mentali che possono aumentare le vibrazioni del pensiero, con il desiderio di espressione sessuale in cima alla lista. L'autore suggerisce che l'emozione sessuale contiene il segreto dell'abilità creativa e che la sua distruzione, sia nell'uomo che nell'animale, rimuove la principale fonte di azione. Il capitolo esplora il concetto di sesto senso o immaginazione creativa, descrivendolo come il collegamento diretto tra la mente finita dell'uomo e l'intelligenza infinita. L'autore sostiene che questa facoltà può essere coltivata e sviluppata solo attraverso l'uso e che funziona meglio quando la mente vibra a un ritmo eccezionalmente alto. Viene presentato il metodo del dottor Elmer Gates, che utilizzava una stanza di comunicazione personale per attingere alle forze disponibili attraverso la sua immaginazione creativa. Questo metodo gli permise di completare oltre 200 brevetti utili. Hill sostiene che gli uomini raramente raggiungono il successo prima dei 40 anni, principalmente a causa della loro tendenza a dissipare le energie attraverso l'eccessiva indulgenza nell'espressione fisica dell'emozione sessuale. Suggerisce che la maggior parte degli uomini non impara mai che l'impulso sessuale ha altre possibilità che trascendono in importanza la mera espressione fisica. Il capitolo esplora il ruolo delle donne nell'ispirazione e nel successo degli uomini. L'autore cita esempi di grandi leader la cui ascesa può essere ricondotta all'influenza di una donna che ha risvegliato le loro facoltà creative attraverso la stimolazione del desiderio sessuale. Napoleone Bonaparte viene menzionato come esempio di un uomo che era irresistibile e invincibile quando ispirato dalla sua prima moglie Giuseppina, ma che iniziò a declinare quando la mise da parte. Hill presenta una lista di uomini di successo noti per avere una natura altamente sessuale, suggerendo una correlazione tra l'energia sessuale e il genio creativo. Tuttavia, avverte che la mera presenza di una forte energia sessuale non è sufficiente per produrre un genio. L'energia deve essere trasmutata dal desiderio di contatto fisico in altre forme di desiderio e azione. Il capitolo esplora anche il concetto di magnetismo personale, suggerendo che non è altro che energia sessuale. L'autore sostiene che le persone altamente sessuate hanno sempre un'abbondante fornitura di magnetismo e che questa energia può essere comunicata agli altri attraverso la stretta di mano, il tono della voce, la postura, il comportamento del corpo, le vibrazioni del pensiero e l'ornamento del corpo. Hill enfatizza l'importanza dell'equilibrio nell'uso dell'energia sessuale. Mette in guardia contro l'intemperanza nelle abitudini sessuali, paragonandola all'intemperanza nel bere e nel mangiare. Suggerisce che l'eccesso di stimolazione attraverso l'alcol e le droghe è una forma di intemperanza che distrugge gli organi vitali del corpo, compreso il cervello. Il capitolo si conclude esplorando la relazione tra amore, sesso e romanticismo. L'autore sostiene che quando queste tre emozioni sono combinate, possono elevare una persona all'altezza del genio.
suggerisce che l'amore è l'emozione che serve da valvola di sicurezza e assicura equilibrio, compostezza e sforzo costruttivo. Infine, l'autore sottolinea l'importanza della comprensione reciproca tra uomini e donne nelle relazioni. Suggerisce che la donna che comprende la natura dell'uomo e vi si adatta tatticamente non ha nulla da temere dalla competizione di altre donne. Allo stesso modo, l'uomo che non riconosce l'importanza dell'influenza femminile si priva del potere che ha fatto più di qualsiasi altra forza per aiutare gli uomini a raggiungere il successo.